Quello che sto per dirti è completamente inutile e allo stesso tempo può cambiare il tuo modo di pensare, ma probabilmente sarà completamente inutile. Purtroppo è così. Quanti video hai guardato per istruirti, per apprendere, conferenze TED, lezioni, dibattiti, eppure la tua vita non è cambiata di molto. Se veramente agissimo in funzione di quello che vediamo qui, la nostra vita cambierebbe ogni volta che clicchiamo play. E invece ascoltiamo, assorbiamo le informazioni e ci impegniamo, ma studio come rendere il mio pensiero più sano e poi cado in spirale di rimuginazione. La scienza mi dimostra gli effetti incredibili del mindfulness e poi mi dimentico di farla, nonostante abbia conferme di quanto mi possa cambiare. Imparo quanto una passeggiata possa provocare benessere al mio corpo e poi mi viene un crampo solo per averlo pensato. Che dite? C'è un problema. C'è un problema. C'è chiaramente un problema. Gandhi diceva: la differenza tra ciò che facciamo e ciò che siamo capaci di fare sarebbe sufficiente a risolvere molti dei problemi del mondo. Onesto? Il cervello ha 100.000 anni, c'ha la sua età. Il concetto delle statistiche, dei numeri, sono input che riceve da circa 2.000 anni o poco più, il 2% o meno del suo intero percorso di evoluzione. Non è molto. È meglio mettersela via. Lui non sa cosa sono i numeri. Non è un foglio Excel con quella stupida graffetta che compariva nell'angolo per aiutare. E forse è meglio così, sai che noia. Insomma, puoi guardare tutti i video YouTube o i documentari che vuoi, e quel modo di apprendere, ahimè, non è così efficiente. È l'eterna dicotomia tra ciò che i greci chiamavano episteme e tecne, ovvero la conoscenza e l'arte, il mestiere. Conoscenza, sapere cosa, e arte, sinonimo di tecnica. Sapere come. Esempio, sai guidare un'auto con cambio manuale? Innesto la frizione per consentire al motore di girare con il rapporto di trasmissione corretto, rilasciando la frizione allo stesso tempo in cui si innesta l'acceleratore, in modo che la trasmissione giri con la marcia corretta senza causare alcun sobbalzo nell'auto. Oppure, semplicemente neanche sapresti come spiegarlo e ti viene così naturale che mentre lo fai pensi ai casini della vita e imprechi a quello che ti sta davanti. Si chiamano euristiche. E il cervello le crea apposta per velocizzare ed anticipare l'analisi di qualunque evento, tentando di sprecare meno risorse possibili. Come detto e stradetto, l'enorme noce che abbiamo in testa è una macchina predittiva. Ma dove sto andando a parare? Sì, sto andando lì. In un mondo pieno di input come quello di oggi, forse il nostro modo di formarci e di apprendere attraverso lo studio e la lettura non è così ottimizzato come pensiamo. E anzi, zoom out. Forse il nostro modo di apprendere e aggredire gli eventi della vita non è così sano come pensiamo. Scendiamo in profondità. Fin da piccoli cresciamo con questo desiderio malsano di voler essere perfetti, di fare le cose bene, di non voler cadere in errore. Come genitori cerchiamo il meglio per i nostri figli. Vogliamo il top, insegnando loro come evitare certe situazioni, come evitare il fallimento. E così ci troviamo a vivere la vita con questa spada di Damocle che neanche Semola riuscirebbe a togliere da sopra la nostra testa. Il fallimento. Questa parola potente, pericolosa, dal latino fallere, abbattere. Lo sentite, il peso? È un costrutto mentale, nient'altro che un costrutto mentale, che ci costringe a tastare con i piedi ogni volta che dobbiamo fare un singolo passo. Che ci rende difficile uscire dalla zona di comfort, perché chi lo sa cosa c'è là fuori, che mi faccio male, che non è la strada giusta, che poi chissà la gente cosa pensa. Sapete cosa abbiamo fatto? Abbiamo oppresso il sistema più efficace di apprendere, di sapere le cose, di mangiarsi la vita. E no, non è solo filosofia o un punto di vista. Nassim Nicholas Taleb, famoso matematico e filosofo, lo ha dimostrato matematicamente. L'apprendimento per informazioni ha una crescita pressoché ridicola rispetto all'assimilare per tentativi. Imparare dall'esperienza invece è un metodo totalmente conforme a come il nostro cervello è strutturato. Ma come mai? Beh, perché provoca uno stress, perché impone una partecipazione mentale maggiore. È una cosa fisica che avviene proprio qui dentro. Si chiama sfoltimento sinaptico. Anche se a me piace di più potatura sinaptica. Si rompono delle connessioni neurali per fare spazio ad altre di nuove. Vi ricorda qualcosa? No, non le piante, cioè, anche. Ma almeno una volta siete stati tutti in palestra.
E sì, conta anche il corso di yoga che fai online. Fate un esercizio ripetutamente e il muscolo si rinforza, diventa più robusto e si struttura per essere utile all'azione. Ma cosa accade veramente? Il corpo viene sottoposto ad uno stress. Il muscolo si sfibra, si rompe, micro lacerazioni, per poi ripararsi con delle fibre più spesse e numerose che portano all'ipertrofia muscolare, ovvero la crescita. E il nostro cervello non è da meno. La sua plasticità agisce allo stesso modo. E tanto per essere attuali, i vaccini funzionano allo stesso modo. Inietto una piccola quantità di virus e il corpo subisce uno stress e reagisce creando gli anticorpi adatti. Aspetta. Quindi fallire significa imparare. Nuove connessioni neurali. Crescita. Fallire per avere successo. Aspetta. No, davvero, aspetta un attimo. Perché questo significherebbe che dovrei andare in cerca dell'errore se volessi crescere. Oh, wow. E perché non ce lo insegnano? Perché? Why? Perché errore è una brutta parola. Che poi è una brutta parola perché significa altro. Da errare. Significa andar vagando, senza una meta. È un po' diverso. Compiere un errore significa subire uno stress. E qualunque forma di vita su questo pianeta evolve in un solo modo, attraverso uno o più elementi stressanti. Nella giusta dose, certo. Se sbagli di grosso, rischi la sopravvivenza. E da qui la famosa frase di Nietzsche. Ciò che non uccide, fortifica. E ciò che invece uccide, fortifica gli altri. È proprio così. Qualunque sistema evolve sacrificando degli elementi. Se fossimo le fibre di quel muscolo di prima, se io mi rompo, tu diventi più forte. Prego. È ciò di cui parlava Darwin nel 1800 e può essere applicato non solo alla selezione della specie, ma anche a livello sociale, a livello microscopico e a livello cerebrale. E ad oggi c'è chi chiama Nicholas Taleb il Darwin del XXI secolo. E Taleb spesso dice di essersi limitato ad applicare delle regole di un mondo ad altri mondi. Ma pur stupendosi di quanto certi concetti culturali sbagliati abbiano oscurato questi pensieri. Taleb però fa il finto umile, perché in verità ne ha scritto un libro. Un libro coraggioso, che va a scardinare alcuni capisaldi della nostra società. Un libro che una volta letto spesso finisce tra i preferiti di sempre per molti di noi. Si chiama Antifragile. E sì, questo ve lo consiglio caldamente. Link in descrizione. Antifragile. Una parola... un intero mondo. Spiego, niente spoiler, ma è davvero un concetto stupendo. Partiamo dalla parola fragile. Cosa significa? Beh, qualcosa che si rompe. Qualcosa da trattare con cura. Ma qual è il suo contrario? Il suo opposto? Beh, robusto, diremmo tutti. Qualcosa che se trattato male non si rompe. Ma non è giusto, non è l'opposto. Sarebbe come dire che il contrario di negativo sia neutrale. Qualcosa di opposto al fragile è qualcosa che se trattato male migliora. Dove al posto di scrivere maneggiare con cura, scrivo prego giocarci a calcio o sbattere con violenza. Taleb impazzisce nello scoprire che non sembra esserci una singola lingua nel pianeta che abbia un termine per questo stato. E quindi, umile... lo conia lui. Tiè, antifragile. Qualcosa che guadagna dal disordine. Qualcosa che migliora dall'essere sballottato. Ok, ma esempi? Ve la ricordate l'idra? Quell'essere mitologico. Gli mozzava una testa e ne crescevano due. Ok, vabbè, forse serve qualcosa di più terra a terra. Ma alcuni esempi li abbiamo già fatti. Le nostre ossa, i nostri muscoli, il nostro sistema immunitario. Uno più semplice? Il gioco. Un bambino che gioca, impara. Nel migliore dei modi. Conosce l'ingiustizia, l'incertezza, il fallimento e struttura un mindset nel tempo che lo prepara per il mondo là fuori. Un bambino che gioca è antifragile. Mentre un genitore che si intromette per risolvere l'ingiustizia di un gioco tra bambini è un perché non permette l'apprendimento. Scherma l'esperienza dei pargoli dall'interiorizzare il concetto. Più sei sballottato dagli eventi, più interiorizzi i concetti. Crei connessioni neurali, cresci, anche biologicamente. E non solo,
Gli elementi stressanti sono ciò che ci permette di apprezzare la vita. Pensate al valore di un bicchiere d'acqua dopo una corsa sotto il sole cuocente, prendere un bel voto dopo un mare di studio, o buttarsi sul divano con una bella birra ghiacciata dopo 10 ore di lavoro. Tornare ad uscire dopo una quarantena. Attraverso lo stress assimiliamo un valore e cresciamo. Sembra facile, ma in qualche modo quando si tratta di altre sfere della vita non esiste. Sei al bar e c'è quel tipo o quella tipa che ti piace. Vai a parlarci. No, sto c***o. Perché? Sarà più facile rischiare un no da una persona che fare 30 ripetizioni in palestra e lacerare i propri muscoli, no? Non devi neanche fare fatica. Eh no, pressione sociale. Essere respinti fa male. All'ego. Laceri l'ego. No. No, fa male solo perché non sei abituato a farlo. Come fa male la prima volta che vai in palestra. La differenza è che in palestra lo sai. Sai quali sono le regole del gioco. Devi soffrire un po', ma poi avrai risultati. Guarda quello. Tra 3 mesi sarò come lui. Se mi tolgo il respiro, sono già piatto. Guarda qua. A livello sociale, invece, nebbia padana. Incognite. Insicurezze. Siamo come un bambino che non ha mai avuto l'opportunità di giocare. Di provare. Di sbagliare. Non ci viene spiegato che crescere all'inizio può darci la sensazione di rompersi. E fortunatamente per noi c'è sempre tempo. Ogni giorno abbiamo la possibilità di provare, di giocare con la vita, di andare alla ricerca dell'errore per scoprire. Perché sbagliare è scoprire. Sbagliare è meraviglioso. Pensaci quando sbagli. È meraviglia. Aspetta che... Come per tutte le cose, piano piano ti abitui. Diventa una sfida. E una persona antifragile davanti a una situazione di stress si esalta. Perché è una cosa che ti fa sentire vivo. Pulsante. E io lo leggo sempre al personale libro della vita mia. Così, umilmente. Nel mio libro un ostacolo è la parte più interessante. Quello dove più scendi nella difficoltà, più poi sarai in alto quando ne uscirai. Più scendi e più crei valore per quello che verrà dopo. Più il dislivello è alto, più senti il vento della vita. Il modo migliore di sentirsi vivi è apprezzare la variabilità della vita. Se sei antifragile, sei vivo. Che è diverso dallo sopravvivere. È un po' meglio. Che dite?